Pagliaro, legionario, per parlare del suo libro, Mai avere paura. Partiamo dal titolo, Mai avere paura di che cosa? Sicuramente bisogna capire cosa intendo con mai avere paura. Non è assolutamente mai avere paura della morte, mai avere paura della guerra, mai avere paura di trovarsi in certe situazioni, non è assolutamente quello che intendevo quando ho detto mai avere paura. Io intendo mai avere paura di continuare, mai avere paura di fare qualcosa perché rischio di cadere. E beh, se cadi ti rialzi, non bisogna mai avere paura di subire qualche cosa, non bisogna mai avere paura, non bisogna mai lasciare, bisogna sempre credere, bisogna sempre andare avanti, bisogna sempre provarci. È quel mai avere paura che io intendo. 1831-2016, che cosa è cambiato nella legione in questi due secoli e cos'è la legione oggi? Allora, la legione oggi è un corpo d'élite formato da diversi reggimenti, due dei quali sono basati in territori d'oltremare, uno a Mayotte nel canale del Mozambico, uno in Amazzonia, nella Guyana francese, e gli altri in Francia, in territorio metropolitano. Quindi è un corpo d'élite che è integrato perfettamente nelle forze armate francesi. Contrariamente a quello che pensa la gente, noi siamo dei militari francesi a tutti gli effetti, con documenti del Ministero della Difesa francese, e la Legione Straniera quindi è un reparto di pronto intervento che è utilizzato sia in territori al di fuori dello Stato francese, sia nel territorio metropolitano, in seguito soprattutto alla situazione internazionale di attentati che hanno cominciato in maniera pesante dal gennaio dell'anno scorso. Danilo, tu ti sei arruolato a 36 anni e hai affrontato uno degli addestramenti militari più duri tra gli eserciti internazionali, un addestramento che sarebbe stato durissimo anche a 20 anni. Come è stato quei mesi di addestramento? Come sono stati? Sono stati particolarmente complicati, ma vorrei due piccole cose. Uno, bisogna sempre cercare di rimettere le cose al proprio posto. Non esistono gli eroi, non esistono i superuomini, non esistono... sicuramente è duro. Sicuramente bisogna volerlo, sicuramente l'addestramento in legione straniera, soprattutto inizialmente, soprattutto i primi mesi, non serve a imparare chissà quali tecniche. L'addestramento nei primi mesi serve realmente a scremare, serve a eliminare in senso buono, evidentemente, a far cedere i deboli, le persone che mentalmente non riescono a seguire, ed è sicuramente per questo che sono riuscito ad andare avanti con ottimi risultati, oltretutto finali, nell'addestramento iniziale a Castello d'Arì, perché indipendentemente dal fisico, che per carità ci vuole una buona forma fisica, bisogna essere in grado di incassare determinate cose, ma ci vuole soprattutto una grossa solidità mentale. Bisogna veramente sapere quello che si vuole, bisogna sapere incassare, ma incassare a livello mentale, a livello psicologico, a livello di carattere, prima ancora del livello delle vesciche sui piedi o del sonno o del male alla schiena, perché in ogni caso uno avrà male alla schiena, male alle spalle, le vesciche, la fatica, il sonno. 27 anni di carriera, 23 anni di carriera nella legione, hai visto tantissimi legionari, hai addestrato tantissimi legionari. La determinazione è una cosa importantissima. Nella tua esperienza, quali sono a livello internazionale i più determinati e quelli meno determinati? A livello internazionale, fra i legionari? Fra i legionari.
Allora, non lo so, non penso si possa dire una cosa del genere. Sicuramente io ho una grossa stima per i tedeschi. I tedeschi sono come si immaginano, cioè sono quadrati. Non serve che ci sia un caporale se si dà loro un compito, che sia un lavoro o un'attività fisica, sarà fatto veramente in maniera eccellente oltretutto. I russi, i paesi dell'est sono solidi, fisicamente sono solidi, sono normalmente molto meno disciplinati dei tedeschi di qui sopra. Tutto quello che è francesi, italiani, spagnoli, siamo latini, quindi per carità c'è della gente ottima, c'è della gente fantastica, però effettivamente bisogna controllare, bisogna verificare, bisogna stare attenti un po' a che non vogliano passare fra le righe, ma dopo alla fin fine se sono in legione straniera e soprattutto se restano in legione straniera, ognuno ha le sue prerogative, ma insomma il legionario è così, è affidabile, è qualcuno che fa quello che deve fare e che non si tira indietro. Nel tuo libro tu hai voluto raccontare la tua esperienza, hai voluto dare delle indicazioni su che cos'è la legione oggi per sfatare anche miti, false dicerie e a volte anche una comunicazione forzatamente negativa per ingrandire magari degli eventi. Oggi la legione è un reparto di elite come tanti altri. O no? Sì. Oggi la legione straniera è un reparto d'élite delle forze armate francesi, costituito da persone che vengono alla sua prerogativa, è costituito da persone che non hanno tutte la stessa nazionalità, anzi, penso che siamo più o meno 120 nazionalità diverse. E qual è il sentimento dei cittadini francesi verso i legionari, ma più in generale verso le forze armate? Allora, sì. Sicuramente, dopo anche in Francia, come dovunque, ci sono gli antimilitaristi, ci sono quelli che amano le forze armate, quelli che amano un po' meno, un po' di più. Quello che è sicuro è che il 14 luglio, per esempio, il giorno della festa nazionale, quando c'era sfilata sugli Champs-Élysées a Parigi o dovunque nelle grandi città francesi, le persone, i militari che scatenano di più l'entusiasmo, gli applausi, sembra di essere allo stadio, la gente che segue, man mano che la sfilata, che l'unità va avanti perché sta marciando, c'è la gente che segue, e beh, queste unità sono le unità della legione straniera e dei pomieri. Si vede nella sfilata, si vede sempre. Allora, mai avere paura, storia di un legionario non pentito, edito da Chiare Lettere, è un libro che va letto e si legge tutto d'un fiato. Grazie Danilo. Grazie a te. Thank you.